sfortunato, una squadra di Serie A come il Sassuolo, di essere usciti così questa sera, potevate fare qualcosa di più? Ma no, rammarico no, perché comunque abbiamo fatto una buona prestazione, siamo rimasti in partita fino a che insomma la loro superiorità forse fisica e comunque anche tecnica è venuta fuori. Siamo contenti, abbiamo fatto penso una buona figura soprattutto nel primo tempo e quindi no, rammarico non c'è. Quello contro il Bari sarà già uno scontro diretto per la Serie A? Sì, sicuramente uno scontro diretto, ancora è presto per parlare di Serie A, di classifica, però vogliamo comunque fare una bella partita anche perché giochiamo in casa e vogliamo dare un ulteriore segnale insomma, al campionato. Ecco, in casa siete imbattuti, avete anche l'attacco più forte del campionato, vi aspettavate di partire così forte? Sinceramente abbiamo lavorato per quello, quindi giorno dopo giorno insomma, lavoriamo durante la settimana per affrontare ogni partita al meglio. Dobbiamo forse migliorare un po' in trasferta, però comunque la mentalità è quella giusta e ci siamo. Affrontando l'Inter si ha la sensazione di stare affrontando una squadra che può essere competitiva per lo scudetto in Serie A? Sicuramente, insomma, sappiamo tutti la forza dell'Inter, non la scopriamo stasera. E, ripeto, noi abbiamo fatto il massimo, ci abbiamo messo il nostro carattere, il nostro gioco. Loro ovviamente sono superiori, però non penso che questa superiorità si sia vista per gran parte della partita. Scusa, il giocato stasera quanto può incidere in vista di una sfida come quella contro il Bari? Ma penso niente, perché siamo tanti, tutti insomma validi e valide alternative, quindi da domani ci prepariamo già per questa sfida, che sarà difficile, però penso che insomma la partita di stasera ci dia un ulteriore stimolo per proseguire il campionato. È anche un'occasione per fare così una, per riprovare la sensazione della Serie A, dai, no? Sì, sicuramente è stata insomma una bella esperienza anche per chi magari non l'aveva ancora vissuta e ripeto, insomma, da domani pensiamo al Bari.